In questa puntata, la tigre siberiana è il felino più grande del mondo. Può azzannare enormi prede grazie ai suoi canini lunghi 12 centimetri. Scopriremo inoltre come gli artigli affilati del tasso americano lo rendano uno straordinario scavatore. Infine, vedremo come il rospo, che non ha un bell'aspetto, subisca una delle trasformazioni più incredibili in natura. Oggi daremo un'occhiata alle creature più formidabili di ogni parte del pianeta. Benvenuti nel loro favoloso mondo! Al mondo esistono tre tipi diversi di habitat: il mare, il cielo e la terra. Per gran parte degli animali terrestri, spostarsi da un posto all'altro è fondamentale per sopravvivere. La giraffa è l'animale terrestre più alto del pianeta. Il suo nome in arabo significa colui che cammina veloce. Grazie alle zampe lunghe quasi 2 metri, la giraffa non deve fare troppa fatica per spostarsi nella savana africana. Gli uccelli incapaci di volare, come questo struzzo, usano le forti zampe per sfuggire ai predatori e sferrare calci letali. Vi piacerebbe essere colpiti in faccia da questi piedoni? I canguri non corrono, saltano. E sembra funzionare. Questo marsupiale salterino può coprire 6 metri con un solo balzo. In cima all'Himalaya, lo yak sfrutta le robuste zampe per avanzare su terreni impraticabili. Nel sud-est asiatico, le zampe corte rendono complicata la camminata dell'orangotango. Ma grazie all'apertura delle braccia che raggiunge i 2 metri, può spostarsi tra gli alberi con la massima facilità. Noi esseri umani non siamo fatti per arrampicarci, ma le gambe lunghe e possenti ci permettono di percorrere grandi distanze e di raggiungere i 43 km orari. Possiamo anche saltare più del triplo della nostra altezza. Ma quanto siamo abili a correre e a saltare rispetto ad altri animali? Beh, c'è soltanto un modo per scoprirlo con assoluta certezza. È il momento del nostro esperimento della settimana. Il nostro esperimento prevede 2 partecipanti. Uno è un giovane saltatore in lungo. L'altro è un pastore belga di nome Rocket. Ognuno correrà sulla passerella e poi salterà il più lontano possibile nella piscina. Chi atterrerà più lontano vincerà. Comincia Jerry il Jet. Pronto? Via! Jerry salta circa 6 metri e 25. E adesso il nostro Rocket. Pronto? Via! Rocket supera Jerry con un salto di 7 metri e 16. Ma come ha fatto? Beh, il fattore più importante per un buon salto è la velocità che lo precede. Ecco qual è il vantaggio principale di Rocket. In media, un cane può correre al doppio della velocità dell'uomo. Nel nostro replay, notiamo anche una leggera differenza nella tecnica del salto. Il cane Rocket usa contemporaneamente le zampe posteriori per spingere il corpo in aria, mentre Jerry il Jet usa soltanto una gamba. Non c'è da stupirsi del vantaggio del cane.
Due zampe sono sicuramente meglio di una gamba. Adesso scoprirete come fanno i tassi a scavare tunnel fino a 4 metri di profondità e per quale motivo il picchio passa tanto tempo a perforare gli alberi. Nel regno animale nessuno è mai al sicuro. La maggior parte delle creature deve lottare ogni giorno per sopravvivere. Per alcune, la migliore protezione è una buca scavata nel terreno. Se siete su una spiaggia sabbiosa, potreste essere fortunati a vedere una creatura elusiva chiamata granchio fantasma. La maggior parte dei granchi fantasma ha un colore giallastro che si confonde con la sabbia. Ma alcuni sono di un rosso vivo. Sono famosi per la loro abitudine di scomparire dentro delle buche. Quando fa molto caldo durante il giorno, si rifugiano nella tana per stare al fresco. E anche durante la notte restano nella tana per riscaldarsi, soprattutto nel periodo invernale. Gli occhi del granchio fantasma sono posti sugli steli della testa. Ciò gli consente di scovare i predatori provenienti da qualsiasi direzione. E se minacciato, non fa che scomparire come un fantasma. Il picchio non sarà la creatura più grande del mondo, ma è dotato di una grande forza. Questo uccello può martellare un albero al ritmo di 20 colpi al secondo. Ogni colpo produce una forza anche di 1200 grammi al secondo. 10 volte più forte rispetto a quella che investirebbe una persona in un incidente a tutta velocità. Gran parte della forza del picchio deriva dalle zampe. La maggior parte degli uccelli ha 3 dita davanti e 1 dietro. I picchi hanno 2 dita davanti e 2 dietro. Per questo motivo, mentre muovono la testa avanti e indietro contro l'albero, sono in grado di avere una presa migliore sul tronco. E non è tutto. I picchi hanno potenti muscoli nel collo e nella mascella. E il loro cranio è protetto da una sottile cartilagine che permette di assorbire l'impatto. Il risultato di tanto trapanare è un nido nuovo di zecca. Il picchio se ne servirà per crescere i suoi piccoli. Quindi, se sentite un gran martellare fuori dalla finestra della vostra camera, non prendetevela con il picchio. Sta soltanto mettendo su famiglia. Tra i più feroci predatori scavatori degli Stati Uniti c'è il tasso americano. Questa creatura si nutre di altri animali scavatori, come lo scoiattolo di terra e il cane della prateria. E ha architettato un metodo unico per trovare le sue prede. Una delle cose interessanti da sapere sul tasso americano è che in molti casi si allea con un coyote. Lo fanno perché il coyote è dotato di un olfatto molto sviluppato, cosa che manca al tasso. Quindi il coyote fiuta la preda, il tasso la sta nascavando e poi se la dividono. Grazie a lunghi artigli e zampe corte e robuste, il tasso può scavare nel terreno come un piccolo bulldozer. Quindi il tasso detiene il primato come miglior scavatore. Forza, tasso! Saluta! Tra poco scoprirete perché la tigre siberiana è il felino più grande al mondo e come le enormi zampe posteriori permettano alla lepre scarpa da neve di spostarsi agilmente su valli e cime innevate.
Il lungo inverno artico significa la fine di molti animali. Alcuni riescono a sopravvivere solo grazie al talento, al coraggio e alla forza di volontà. Infatti, sopravvivere all'inverno è come fare una maratona. Ma nel mondo degli animali non ci sono premi per il primo classificato, ma soltanto il sollievo di sapere che la primavera è ormai alle porte. La tigre siberiana è il più grosso e più raro tra tutti i grandi felini. Grazie alla sua folta pelliccia,